Il mondo delle bizzarre avventure di JoJo è contraddistinto dalla presenza degli stand, queste entità che fungono da combat system all'interno del manga. Questi appaiono dalla parte 3 del manga in poi, fino all'ultima che è uscita appunto, avendo come limite solamente la fantasia del maestro Hirohiko Araki. Beh, se hai premuto su questo video è perché vuoi sapere effettivamente quali possono essere considerati i 5 stand più forti di JoJo. E beh, originariamente avevo intenzione di fare una top 5, ma dopo essermi consultato con un esperto della serie, abbiamo concordato che sia l'ultima che la seconda posizione si trovano in un pareggio, in quanto nessuno, se non Araki, forse, ha idea di come queste abilità potrebbero interagire tra di loro. Ma prima di iniziare vi ricordo di poter considerare l'iscrizione al canale, un commento per dire la vostra se trovate questi contenuti di vostro interesse per supportare la crescita del canale. Inoltre vi ricordo anche che questa sono top soggettiva fatta da due persone che conoscono il manga ma non è che sono i massimi esperti della serie e quindi ognuno di noi può sbizzarrirsi appunto. Bene, direi che possiamo iniziare. Alla posizione numero 5 abbiamo The World e Star Platinum rispettivamente di Dio Brando e Jotaro Kujo e King Crimson di Diavolo o Doppio. Due abilità stand incredibilmente potenti. Da un lato l'abilità estremamente versatile di fermare il tempo per 10 secondi e nel corso della serie abbiamo potuto vedere la miriade di utilizzi di questa abilità: lanciare proiettili, preparare trappole, spostarsi da pericoli incombenti o usare la mostruosa forza dello stand, lanciando una infinità di cazzottoni, letteralmente, in meno di un istante. Tutto ciò ovviamente contraddistinto dai limiti dei due personaggi, Dio Brando, che è un vampiro e quindi ha un range di fermare il tempo per più a lungo rispetto a Jotaro Kujo, che solo in parte 6 arriva a fermare il tempo per 5 secondi, quando Dio Brando, proprio in parte 3, poteva già fermare il tempo per 5 secondi, arrivando proprio a 10. Però sì, siccome sono lo stesso tipo di stand, proprio come dice Jotaro, è giusto considerarli alla pari. Dall'altra parte abbiamo King Crimson, uno stand incredibilmente veloce, comparabile agli stessi Star Platinum e The World, che ha evitato più volte un attacco di Silver Chariot, uno stand dalla velocità equivalente agli stand citati sopra, con l'abilità di avere 10 secondi, in cui Diavolo è immune al fatto stesso, o almeno questo è quanto è il modo più veloce che ho per spiegare questa abilità, altrimenti dovrei fare un video da mezz'ora. Come anticipato, non sappiamo come questi stand interagirebbero. King Crimson cancellerebbe il tempo con Jack di The World Star Platinum, o questi potrebbero attaccare Diavolo prima ancora che veda una delle sue previsioni, e quindi one-shottarlo? Non ho idea, ma sentitevi liberi di dire la vostra qui sotto nei commenti, anche perché esistono tantissime teorie, video e scontri su questi due portentosi stand. Tre va bene, ma comunque è lo stesso tipo di stand, vi ripeto. Andiamo avanti quindi. Alla posizione numero 4 abbiamo uno stand unico, ma non significa che la spiegazione sarà più breve. L'abilità di evocare versioni alternative di se stesso da linee temporali alternative, quella di intrappolare altri in queste timeline alternative nelle quali, se incontrano la loro controparte di quel mondo, le due versioni si obliterano a vicenda, e infine l'abilità risvegliata, concessagli proprio dal corpo di Gesù Cristo in persona. Sì, Gesù. Andatevi a vedere parte 7, per favore. Una barriera dimensionale che ridireziona qualunque attacco verso un'altra parte del mondo. Sto chiaramente parlando di D4C Love Train di Funny Valentine, il presidente degli Stati Uniti d'America di parte 7. Un'abilità straordinaria ed estremamente versatile. Immaginate avere un esercito di voi stessi alternativi protetti da una barriera dimensionale. Come molti stand della serie, un potere impossibile da soverchiare se non fosse per la posizione numero 3. I fan giapponesi della serie adorano chiamarlo Zettai Korosuman, o in inglese Absolute Murder Man. Sto parlando di Task Act 4 di Johnny Joestar, sempre di parte 7. Il soprannome giapponese è azzeccato, in quanto Act 4 potenzia l'abilità di sparare le proprie unghie dei precedenti atti in un proiettile che sfonda le barriere dimensionali e se colpisce l'avversario non ci sono versioni alternative di te stesso che si possano salvare e quindi sarai costretto alla morte per la rotazione delle tue stesse cellule. E può anche muoversi nel tempo fermo di The World, attenzione! Anche se nella serie vediamo questa cosa appena accennata. Probabilmente se la battaglia contro Diego fosse durata di più sarebbe riuscito a superare anche il tempo congelato a mio avviso. Tuttavia, per quello che abbiamo visto e soprattutto visto che sconfigge uno stand potentissimo come quello di Funny Valentine, lo stand di Johnny Joestar merita comunque di stare nella top della classifica. E capisco se perfettamente se per molti possa essere appunto lo stand più forte. Andiamo alla posizione numero 2. Potenza sconosciuta, gittata sconosciuta, velocità sconosciuta, resistenza sconosciuta. Finalmente abbiamo lui.
quello che a lungo è stato considerato lo stand più forte della serie. Stiamo parlando proprio di Gold Experience Requiem, l'abilità evoluta di Giorno Giovanna, che non solo potenzia l'abilità iniziale di Gold Experience di creare la vita, ma ottiene l'abilità di nullificare le azioni e la forza di volontà dei propri avversari, prevedendo qualsiasi azione di diventare realtà e senza neanche che il portatore lo controlli, in quanto lo stand è senziente e nemmeno al 100% sotto il controllo di Giorno Giovanna, appunto. Ma a pareggio con questo stand, per la sua incredibile abilità difensiva, abbiamo Wonder of You. Purtroppo non ho letto JoJolion, quindi passo la parola al mio caro amico The Snake. Prima andiamo però con qualche menzione onorevole. Anzitutto vorrei citare Made in Heaven, lo stand finale di Enrico Pucci, uno stand che ha un potere che ad oggi molti nemmeno hanno capito, proprio come King Crimson, appunto. Però, al mio parere, non rientra appunto nei primi 5 stand che abbiamo citato. Tra queste menzioni onore possono anche esserci gli stand non canonici The World Over Heaven e Star Platinum Over Heaven, ma appunto, non essendo considerati tali, è evitato di inserirli, anche perché hanno poteri davvero sgravatissimi, a mio parere, nonostante siano fatti proprio dallo stesso Araki. Ma adesso vediamo appunto chi c'è in prima posizione. Salve a tutti, sono Snake e mi sono permesso io di creare le varie posizioni di questa tier list, il video di Matteo, in quanto grande appassionato della saga. Ora, in cosa consistono queste due abilità? Sarebbero essenzialmente molto semplici, al contrario di quello che si dice nei vari stand di JoJolion. Ovvero, essenzialmente, cosa fa Wonder of You? Per avere un'abilità di difesa equiparabile al grande Golden Experience Requiem, ovvero, essenzialmente, manipola la sfortuna. Una sfortuna che segue una vera e propria logica. Che sia il karma, che sia una semplice casualità, per citare la serie, anche un santo non è immune alla calamità, non è immune alla sfortuna. E appunto si basa essenzialmente su questo discorso qui. Se cerchi di attaccare lo stand o il portatore, viene attaccato da una sfortuna. Trovo molto divertente e curioso come lo stand effettivamente sembri un oiettatore napoletano e mi chiedo a volte se Araki si sia ispirato proprio a quello per fare il design dello stand, oltre che ai dipinti di René Magritte, naturalmente. Ad ogni modo, questa abilità, appunto, è un'abilità difensiva inarrestabile. Qualsiasi cosa tu faccia, anche semplicemente per provare a raggiungere lo stand o il portatore, ti porterà inevitabilmente a subire del danno tramite generalmente qualcosa che ti arriva contro, che sia della pioggia che lo stand trasforma in dei proiettili, essenzialmente, a una fottuta porta di un aeroplano che ti cade addosso. Veramente uno stand assurdo. E come lo batti? Qual è la lancia che può penetrare lo scudo impenetrabile, appunto, di Wonder of You, ma anche di Golden Experience Requiem? A mio avviso, trattasi della abilità evoluta di Soft and Wet, appunto Soft and Wet Go Beyond, il che è legato alla natura stessa delle bolle di Soft and Wet, le quali non sono altro che linee sottilissime che ruotano sfruttando l'energia dello spin ad altissima velocità, al punto che diventano praticamente dei cream in miniatura, praticamente diventano qualcosa che esiste e non esiste contemporaneamente nel nostro mondo. E questa cosa è essenzialmente illogica, letteralmente fuori da questo mondo, e per questo l'unica cosa che non conta come un attacco, sia dal punto di vista della calamità protettiva di Wonder of You, ma anche dall'annullamento della volontà di Golden Experience Requiem. E quindi questa bolla teoricamente potrebbe danneggiare lo stand Requiem, proprio perché di fatto non c'è nulla da annullare, stando a come ci è stato spiegato lo stand, di fatto. Ora, so già che questa posizione verrà contestata dai fan di JoJolion, proprio perché comunque Soft and Wet Go Beyond ha una grande debolezza, vale a dire il fatto che queste bolle non sono propriamente direzionabili, o meglio,
Alla fine della serie, Josuke Gashikata di parte 8, o Gappi per i fan, scopre di fatto un modo per controllare l'abilità e direzionarla verso il proprio bersaglio, il proprio avversario, tramite l'aiuto della sua più grande alleata, ovvero Yasuo Hirose, che dal capitolo 1 è stata sua compagna di fatto. Debolezza che comunque sentivo di citare a livello proprio di onestà. Ciò nonostante la ritengo la più forte di JoJo proprio per la sua natura quasi di un miracolo sulla terra, tornando di fatto al tema di JoJolion. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa top 5 e perché non spolliciate e vi iscrivete al canale del mio caro amico Matteo.